Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli o sorelle, o padre o madre, o figli o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Ciao a tutti, sembra un po' che ci insegua questa cosa della salvezza in questi giorni, anche in questo Vangelo di oggi. I discepoli: ma allora, no? Se un ricco non può salvarsi, ma allora chi si può salvare? E Dio, Gesù, risponde: ma agli uomini non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Che una volta torna la salvezza portata solo dal Signore nella nostra vita. E nelle parole che seguono del Vangelo, Gesù è come che cerchi di rassicurare i suoi discepoli, perché dicono: ma allora noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa succederà? E Gesù dice: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Ascoltando queste parole a me viene in mente un po' i miei primi mesi, quando diciamo avevo deciso di entrare in seminario, di prendere questa via per essere prete, e mi vengono in mente soprattutto le preoccupazioni di mia mamma, le preoccupazioni che erano preoccupazioni di dire: ecco, questo mio figlio adesso decide di farsi prete, non avrà moglie, non avrà figli, solo, rimarrà solo. Allora, la prima preoccupazione della mamma era stata questa. E invece sono sicuro che chiedere e parlare con lei oggi si accorge che non è assolutamente così. Si accorge che io invece di persone vicino ne ho tantissime, che amici ne ho tanti, che ragazzi, bambini attorno ne ho moltissimi, figli di amici, ma quindi di persone della parrocchia. Ecco, e quindi davvero, forse anche se da una parte ho lasciato, ho deciso di lasciare, di avere una moglie, di avere dei miei propri figli genetici, ho ricevuto, sto ricevendo 100 volte tanto. Penso che, io lo posso dire per me, ma penso che anche mia mamma, che era così preoccupata agli inizi, lo possa dire anche lei. E allora davvero mi sembra una testimonianza concreta nel dire: guarda, se però ti fidi, davvero riceverai 100 volte tanto, prova a fidarti, no? Ecco, oggi forse il messaggio che vorrei darvi più forte è dire: non aver paura, fidati, lasciati un po' trascinare da Lui, da quello che ti chiede, ascolta la sua voce, fidati della sua voce che ti chiede di andare verso l'alto, di aprirti, che ti chiede di costruire insieme agli altri, di perdonare, di costruire la pace, la carità, il perdono, l'amore. In questi giorni noi da poco abbiamo finito i campi con i ragazzi del vicariato e nell'ultima settimana abbiamo provato a suggerire ai ragazzi: mi raccomando, il gusto della vita si impara ad amare. L'unico gusto che si può dare alla vita è quello dell'amore, che noi cerchiamo di imparare da Gesù, da Dio. Per cui mi raccomando, provate ad amare per dare gusto a questa vita, se no questa vita perde il suo senso. E abbiamo provato a dare anche piccoli cenni su cosa vuol dire questo amare, e io ve li passo come suggerimento, naturalmente, che vale per tutti noi. E così, ecco, questa vita va spesa nell'ascoltare il Signore, nel fidarsi di Lui, costruendo anche questo amore,
che noi abbiamo suggerito così, fatto di verità, fatto di libertà, di lasciare libero l'altro, fatto di generosità, di abbondanza e di fedeltà. Queste sono piccole quattro parole: verità, libertà, generosità e fedeltà, con cui possiamo intraprendere la vita nell'amore. Allora proviamo davvero così, ecco, ad accogliere il suggerimento di Dio, a fidarci di Lui, sapendo che possiamo ricevere, se lo seguiamo 100 volte tanto. Magari ne perderemo un pezzettino, ci chiederà di perdere qualcosa del nostro tempo, della nostra fatica, ma ecco, quello che ne abbiamo poi in cambio diventa, senza accorgercene, 100 volte tanto. Grazie a tutti e ancora buon cammino.